loser in the vision. Follow your intuition. Free your inner soul. Dire giovani, dire futuro è giunta alla sua terza edizione. 30.000 ragazzi visiteranno il Festival delle Giovani Idee per scoprire le proposte istituzionali e politiche che li aiuteranno nel loro futuro. 3.000 metri quadrati espositivi, 300 scuole, più di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 workshop, 32 espositori, 3 palchi, un cinema, uno spazio videoforum, 8 aree formative e 6 laboratori. Sono i numeri dell'iniziativa in programma dal 9 al 12 novembre presso il Palazzo dei Congressi. C'è una vivacità, una voglia di crescere, di apprendere, di conoscere, di evolvere insieme alla società da parte dei giovani, che va sicuramente in una direzione ragguardevole. Noi lo vediamo anche rispetto agli strumenti che la Regione mette in campo, c'è sempre un grande riscontro che va oltre quelle che sono le nostre aspettative, sia per quello che riguarda strumenti che la Regione mette in campo per lo studio, sia per quelli di avviamento al lavoro per i giovani. Tutte le sperimentazioni che abbiamo fatto hanno dovuto riscontrare una presenza a volte addirittura doppia rispetto a quello che erano le risorse messe in campo, tanto da costringerci giustamente a aumentare le risorse messe a disposizione. Credo che sia davvero importante questa grande occasione di incontro di tanti giovani, soprattutto adolescenti, perché oggi è importante aiutare i ragazzi a collocarsi storicamente, cioè vuol dire a non evadere dalle situazioni concrete, e questo è importante, offrire delle occasioni di incontro, per cui diventa essenziale i ragazzi che possano avere occasioni in cui si sentano accompagnati, si sentano sostenuti. Lei è il promotore del festival Obiettivi. L'obiettivo è riuscire a far capire agli adulti che i ragazzi sono positivi e non sono solamente quelli che fanno i vandali o che deturpano qualche cosa, ma i ragazzi a maggior parte sono positivi. La seconda cosa, i ragazzi sentono soli, o per far avvicinarli al mondo degli adulti, ho chiesto ai politici e alle istituzioni di presenziare e di dire ai ragazzi cosa fanno per loro, che infatti le cose le fanno, però i ragazzi non le sanno. Con il motto "La positività dei giovani nonostante gli adulti", l'Istituto di Ortofonologia e il portale www.diregiovani.it hanno voluto promuovere un'occasione non solo di formazione, ma anche di partecipazione per i giovanissimi che a volte incoscientemente vivono questa fase di crisi. Il dramma di questo momento è che nel corso del tempo l'Italia ha accumulato un debito pubblico che è stato in gran parte, se non esclusivamente, scaricato sulle giovani generazioni. Non è vero che l'Italia di per sé è la società del rischio, è la società del rischio per alcuni, in particolare per i giovani, per le donne e per il mezzogiorno del paese. Un festival per le giovani idee in questo momento ci vuole, ma è difficile. È molto dura, sì, però ci proviamo, ce la mettiamo tutta, perché il problema delle giovani generazioni è importante. Oggi abbiamo una disoccupazione che cresce sempre di più per i ragazzi, quindi nelle giornate dell'orientamento abbiamo voluto dare una gamma, come assessorato all'istruzione, di possibilità per i giovani.